Eccoci tornati su Ark, come sempre, vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, capo, quanto riguarda oggi, praticamente, a parte che non mi ricordo dove ho lasciato Opter, no, è mezzo ferito. Ma non è questo. Mi sono perso l'Opter, raga. Che in realtà ho appena loggato. Allora, eccote qui. Ah, grazie, ha droppato pure l'ovetto. Allora, resta un secondo qui, faccio giusto al volo due bevande curative se si può. Spero di sì. No, non di qua. Healing potion, questa fai, grande così, me ne fai un'altra? No. Mancano le mie ciabatte. Vabbè, per il momento mi accontento. E niente, praticamente ieri sera avevo sistemato un pochettino da ste parti. Praticamente nulla, stasera qui tocca recuperare un po' le scarabee, un po' tante la verità, perché sennò, caspita, stiamo messi un po' maluccio. Lei dorme lì. E niente, un pochettino di sti bulk storage più o meno li ho sistemati. Manca ancora un sacco di roba da metterci e probabilmente ci vuole una terza fila, però già stiamo a buon punto. A parte questo, mi concentrerei un attimino più che altro sugli scarabei. Allora, speriamo che riesca a trovare uno. Nice, non ce ne sono. Ma veramente? No, è impossibile, non ci credo. Poi c'hanno un altro nome questi di sta mappa. Facciamo che ci facciamo un attimino un giro. E controlliamo insomma se riusciamo a trovarne. Tanto il giga ce l'abbiamo dietro. Le crocchette 19 da quelle Apex, quindi va bene così. Sono stato pure dove stanno i giga una buona mezz'ora. Ne ho killati un casino, la verità. Però purtroppo spawnavano soltanto quelli vanilla. Poi appena spawna uno, insomma, un attimino meglio, tipo Apex dal 400 in su. E cominciamo anche a bridda. Anche se si potrebbe provare anche su un T-Rex Apex. Se riusciamo magari a beccarlo buono. Anche se in realtà preferirei lo spino. Col fatto che comunque se tocca l'acqua si potenzia. Forse un attimino meglio, sapete, per assurdo. Ok. What? No, era bellino, peccato. C'è anche un triceratopo strano. Jungle Alpha Triceratopo. Fatta una fine abbastanza brutta. In alternativa, visto che comunque da ste parti c'è pieno di megalosauri, in teoria, visto che c'è spawnato quello, potrebbe essere. Caspita, però, quanta vita c'hai! Potrebbe essere un'idea beccarne un altro e far coppia a quelli. L'unica cosa che poi toccherebbe fare è il fight da notte. Però, come danno, è messa abbastanza bene in realtà il megalosauro. Quindi. Può essere comunque un'opzione. Dentro la palude non so se effettivamente ci possiamo trovare qualche scarabeo, però vorrei dare comunque un'occhiata. Mi sono dimenticata la pozione per curarlo, cavolo. Vabbè, fa nulla. Cerchiamo di pigliare poco danno. Poi al 200. Sti cani bulbo comunque fanno pochissimo danno, non so se effettivamente hanno una qualche utilità. Ma capì. Quello là davanti, vabbè, vanilla. Dovrei vedere tipo qua sotto. Cercasi megalosauro. A parte che potrei vedere pure così se funziona, no. Purtroppo sta mod fa scansione di Dino in mappa è abbastanza antipatica perché dopo che l'ha usata una volta non funziona più. Aspetta un attimo, e poi c'è un T-Rex 2.40 Apex. Un'altra cosa che toccherebbe provare è praticamente per quanto riguarda. Oh cavolo! Bellino però. Non è che mi fa impazzire il tapeciaro, però con quella texture così è abbastanza interessante. Praticamente, per quanto riguarda le crocchette,
Queste qui ci richiede Atlantic Prime Fish Meat, invece quest'altra Pacific Prime Fish Meat, però come caspita la faccio a fare? Cioè o ti serve tipo, non lo so, un plesio, un moso. Però non c'ho niente poi andarli a buttare giù sott'acqua, no? Terenzino, 380. Il terenzino pure non è che è proprio male. La verità. Peccato però che era 380, se era un po' più alto del livello. Purtroppo non riesco a vedere né megalosauri né scarabei. Terenzino Alfa 600, caspita, sera Apex. Peccato. A parte che potrei vedere pure col telecomando se magari. Ah, questo è vanilla, caspita, non c'è fiori rari. Peccato. Se poteva via, può fare un po' di miele, anche se per il momento non ci serve a niente il miele. Rinognata, vorrei vanilla. Voglio vedere un attimino col telecomandino se c'è qualcosa di bello. Allora. Enraged Shinobi Celestial Fenice. Sì, vabbè, ciao. Un gacio. Ma aspetta un attimo, quello mi vado a piavolo. Ovviamente su sta mod qui i pezzi da equip che ti dà non saranno utilissimi, però anche soltanto per avercelo per sfizio ci sta. Poi se per sbaglio riesco a vedere anche un megalosauro di livello alto, è proprio male, non sarebbe. O uno scarabeo. Però c'è un senso lo scarabeo dove caspita vado a pio. Perché bioma deserto proprio, se non sbaglio non c'è. Cioè ci sono tante zone differenti su sta mappa, ma proprio il deserto. Non mi sembra di ricordarlo, ecco. A parte che sto gadget dove caspita è spawnato. Ok. Praticamente vicino ai giga, quindi ci si può anche dare un'occhiata. Stegosauri acquatici. Per un attimo pensavo che era un nido, tipo. Anche se non credo ci siano nidi moddati dalle viverne. Cioè le viverne se le trovi devi proprio buttarle giù. Anche se da quello che ho visto d'elementare la viverna c'è soltanto Frost. Altrimenti poi c'è quella Demonic, quindi. Auguri, sarà abbastanza complicato buttarla giù qui, la verità. Anche perché vola a destra e a sinistra e sono abbastanza sicuro che spacca anche il metallo, quindi. Insomma, parliamone. Non è proprio semplice. Ecco, riuscì a trovare magari anche qualche Broodmother o qualche gorilla per fare un po' di elemento extra. Male proprio non sarebbe. Perché comunque, bene o male, killando gli shiny, a roba tech sblocchi. Gli artefatti, sinceramente, l'ultima volta che ci sono stato, la mappa è stata praticamente completata. Quindi non saprei proprio dove andarli a recuperare. Caspita, ora che te faccio mangiare? Te devo mangiare la pietra, anche se mi vai a perdere un po' di livelli. Da farmo giusto un po' in più. Dovrei fare l'accetta però. Da quello? Wow, bellino però. Peccato che Alf. Pure del livello basso. Allora, caro Gacha, per favore. Ah, splitta a 4, forse è meglio. Di solito quando colpisce a terra non mangia, però. Però in teoria sei solo tu, cioè dovresti mangiare. Quando piglia un cavolo, aspetta un attimo. Avrò splittato più. Purtroppo vorrebbe il pellet del gufo delle nevi. Dove caspita io vado a piglia. Da quanto aumenta così? Praticamente la stessa cosa. Quindi in realtà mi conviene di più splittarla tanto. Piuttosto che magari dargli una stack
un po' più alto. Se avevamo un gufetto delle nevi, caspita, si faceva subito però. Beh, qua in teoria un po' di pietra, comunque ma da tantissimo. Caspita quanto magni però. È più un Daedonte con Gash. Ecco a te. Magna tutto. Un altro sasso. È un po' assurdo, in realtà è anche comodo, perché se tipo c'hai il Grinder, ti droppa comunque dei cristalli. Spesso e volentieri ci trovi delle strutture. O comunque anche dei pezzi di equipaggiamento, attrezzi, armi, eccetera, no? Armature. Quindi puoi anche, insomma, accumularli e poi andare a grindare tutto per fare le risorse da base. Alla fine gli basta anche qualche fondamenta di paglia per fare i cristalli non buoni, però ecco che ti danno qualcosina. Caspita, ho già finito tutto. No. Veloce. Ho perso praticamente tutti i livelli. Se avevamo il pellet del gufo delle nevi si faceva instant quasi. Anche se quelli lì se non sbagliavo avevamo visti moddati un paio. Cioè nel senso elementale, quindi anche volendo. Peccato per i livelli che va a perdere, perché in realtà era proprio al massimo 720. Perché quello è 600 più il 20% 120, 720 era proprio top. Però è sfizioso quei colori, è tutto tipo turchese, credo. Con gli occhi azzurrini, ci sta. C'ho la sensazione che mangerà quasi per sempre. Per quanto riguarda invece la Prime, quella moddata, per fare poi il sushi, eccetera. Tocca vedere un attimino. A parte che lì c'è un altro gacha, c'è cioè proprio questa zona per trovarli. Decisamente, sta lì. Vabbè che quello è del livello 60, fa nulla. Ovviamente l'ideale è beccarli del livello alto, perché poi ti producono anche la quantità della risorsa in più, quindi che caspita è? Ok. No, non me lo di. Che cavolo però. A questo punto lo lascio sto. Non gliela voglio da vinta, tigre, cioè scusa, l'avevo trovato prima io. Più che altro perché è bellino quei colori, no? Quindi diciamo scoccio sinceramente. Lasciarlo qui anche perché poi rischio che te spona. Vieni qui, Gacha. Dai, vieni a mangiare la pietra. Guarda quanta pietra tutta per te. Magna. Ah, cavolo, non mangia pure. Cioè, quella caspita di tigri fatti su non si poteva fare comunque. Provo un attimo ad uscire dal rendering e rientrare. Il problema è che mi despona pure la roba da terra. In realtà. Ci avevo pensato. Pacific Megalodon. Niente, dai. Andata così. Se riesco a trovare magari un gufo delle nevi, ci riproviamo con quello. Voglio provare un attimo a mangiare sto Megalodon. Ah, no. Quanta vita c'ha sto coso? No! Non doveva andare così. Ma tu non dovresti notarsi, infatti. Peccato per il gacha, cavolo. Cioè, veramente.
Peggio così non potevo andare. Ma una volta c'era un megalodonte, eccolo qua. Dammi la Prime, per favore. Ma non mi ha dato la Prime, come caspita. Che cavolo. Boh, roba strana, tipo. Frost Blood. Ma non è che si crafta? Tocca capire un attimino come caspita si fa la Prime questa acquatica. Perché se effettivamente ci vogliono Mosa e Plesio potrebbe essere un attimo tragica. La verità. Vabbè, torno un attimo qui. Continuiamo la ricerca dello scarabeo. Ok. Ma è gigante, tipo. Ma c'è altro che vuole rompere le scatole? Cioè, io non capisco. Stavo a cercare il telecomando, cavolo. Ok, lo scarabeo non c'è. Apex, che c'è? Gigantopiteco, Triceratopo, Oviraptor. Però è Nightmare. Guarda, quasi quasi. Pensavo ci fosse una tigre davanti a quella. Visto che comunque è da strada. No, perché comunque la variante Nightmare in realtà non so esattamente cosa fa. Quindi almeno provo. Tra l'altro mi sono persa la zona dei Giga. Zona Giga, forse qua davanti. No, perché già che c'era volevo controllare se magari ne era spawnato uno buono, no? Mi sono persa la zona del giga, caspita. È 5,60, caspita, non sarebbe male, però. L'unico problema è, a parte che scala le pareti. Quello è un problema. 840, caspita lì. Ok. Tocca vedere un attimo però la balestra. No, scarabeo. Fermi tutti. Mi serve. No, non puoi laggare ora. No! No, lasciami stare lo scarabeo, per favore, per favore, per favore, vieni qui, vieni qui. Dai. Aia, che botto come ha tirato. Vorrei provare con una freccia quanto torpore gli faccio, però vorrei anche lo scarabeo. Oh cavolo, 10 frecce, 200.000, me ne servono una quarantina, caspita. Allora, una cosa a volte. Prima cosa, porto lo scarabeo a casa. Poi, frecce, qualcosina ce l'ho, ce posso provare. Forse mi conviene di più, mamma mia quanti cavolo, dei pipistrelli però, perché c'ho la senza... Ma che è? Vabbè, mamma mia. Scusa. Non ci vengo più. Mamma mia. Ok, quel T-Rex è proprio una zona del cavolo, quindi... Auguri T-Rex, sei libero di fare quello che vuoi. L'importante è aver recuperato lo scarabeo.
Allora, mi serve leaching post. No, perché in realtà con sta mod c'è un casino di roba da piantare, quindi prima ci riusciamo a sistemare è meglio, eh. Tocca solo capire come si fa la prime, quella per fare il sushi, no? A parte come sa che la serra non è finita. No, ok, sì. Allora, questa si lascia qui. Mamma mia, per poco non ci va. Cavolo. Ci accontentiamo. Allora, è un po' ingombrante la verità, cioè, se posso essere sincero, però. Oh mamma mia, cioè. Ok. Allora. Stai in passeggiata. Ti devo mettere un po' di dino vicini però, perché altrimenti tu non mi produci il fertilizzante. Vabbè che c'hai i dodini, scusa, facciamo una cosa. Ma porto pure lui, un po' assurdo. Allora, cominciamo un attimo a sistemare un po' di roba. Poi non ce ne sono altri, ok. Ma vado a metterlo l'oviraptor nell'angolo. Che mi raccoglie la roba. O almeno uno degli oviraptor, perché mi sa che poi alla lunga ne andrò a mettere un altro. Oviraptor. Ma assurdo, guarda, se ti piace sta qua sopra va bene pure così. Se il pennuto mi spacca serra, può essere un problema. Allora, dovrei prendere qualche dodo Apex però, eh? Ora che ci penso. Allora, è uno. E due. Ore. Metto tutti belli sistemati in fila. Caspita, però sono buggate così. Ok. Per quanto riguarda l'acqua, tocca fare soltanto il tubo, quello wireless, che almeno stiamo relativamente a posto. Saber tutto polare. Caspita, poteva essere carina se magari usciva Apex. Molto bellino pure sto ptero come ci è uscito. Ha praticamente i colori di quello shiny, solo che non c'ha l'effetto elettrico. Però fa nulla. Allora. Ti devo portare a fa back. Non so effettivamente quanto. Più che altri semi sopravviverai, spero a lungo. Sincero. Però lo scarabeo l'abbiamo sistemato. Ci abbiamo messi tutto al lato. Quindi, comunque, nel tempo ci va a produrre il fertilizzante. Il riso è. Il riso penso che comunque lo droppi praticamente dei cespugli. A meno che in quel calderone di Primal. No, scusate. Sì, Primal Nemesis. Sto a fare confusione con Primal Chaos. Non ci dà anche la ricetta per fare proprio il semino. Però non credo. Cioè, a sto punto me lo farà droppare dei cespugli, penso. Toccherebbe provare pure con questi qua, se magari ci danno un po' di Prime. Magari nel prossimo episodio cerchiamo un sarco, che almeno quello lì può più o meno andare in acqua e fa un danno decente. Non è proprio un dino acquatico, però insomma. Ecco, già lo spin sarebbe stato un attimino meglio. C'è l'ossigeno, quindi non ci può stare per sempre sott'acqua, però fa comunque un bel danno. In acqua c'è comunque il potenziamento del danno e dello speed, quindi sarebbe tipo top.
Più in alto per i cespugli, poi dà un'occhiata ai semi. Ma comunque la raccolta mi sembra che è per 7, quindi. O per 6. Non dovrebbe essere troppo complicato riuscirla a recuperare. Allora, vediamo un po'. Allora, alga di mare, il riso. 1, 2, 3 e 4. Le mejo berry comunque mi servono, quindi le piglio. Tinto berry non credo ce ne servano. Però guarda a sto punto. La piglio comunque una per tipo. Che ci vado a lasciare. Narco Berry, boom, facciamo che ne metto 4. Cosa che devo fare qualche rialzo coltivabile in più. Però a questo punto sta roba qua la lascio tipo dentro l'Oviraptor. Cioè scusate, dentro i dodo perché l'Oviraptor è pieno. Che almeno non mi scadono, no? Perché comunque devo aspettare il fertilizzante, cioè nel senso se li lascio e poi non c'è il fertilizzante non li consuma e comincia a far crescere la piantina e quindi nel tempo poi vanno a scadere. Ma conviene di più lasciarli dentro al dodo, aspetto un'oretta che magari mi faccia un po' di fertilizzante. E nel frattempo magari cerco di fare anche qualche freccia in più perché poi il T-Rex se non ho contato male. Senza missa nessuna freccia per un 560 sono comunque una quarantina. Riuscissi a potenziare un altro Polarco. Perché poi con i tier successivi, quelli elementari, sono di alimentari. Quelli elementari è. Questo è un po' un problema. Quindi nulla, lasciamo un attimo sti semini qui. E direi che per il momento ci fermiamo qui, così magari sistemo un attimo la serra per quanto riguarda tutte le piantine, così ci portiamo avanti con quello. Cerco di potenziare anche l'arco, perché così è un attimino meglio, altrimenti per ogni taming ci vuole una quantità di frecce esagerata. E nulla, poi nel prossimo episodio cerchiamo magari di prendere qualcosina che anda sott'acqua, che sia magari un sarco o uno spino. E vediamo se riusciamo a recuperare, ecco, questa prime particolare, sia atlantica che pacifica, in modo tale che possiamo cominciare a domesticare tipo il Deinosuchus, che secondo me col tier pacifico atlantico, secondo me, con quel morso. Mamma mia, raga, farà dei danni astronomici, perché praticamente più tempo lo carichi, poi quando vai a dar morso, fa tipo un botto. Quindi nulla, prima di fare magari tutte le cose per quanto riguarda i primi boss elementari, vorrei provare un attimino almeno il Deinosuchus della variante Pacifica Atlantica, perché se no andiamo troppo avanti e quello rimane troppo indietro. Quindi nulla, per il momento episodio abbastanza tranquillo, ci fermiamo qui. Spero che comunque questo breve video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!